Grazie Presidente. In pochi minuti naturalmente è difficile riassumere tutto ciò che è contenuto in questo ultimo bilancio. Vorrei soffermarmi su uno dei temi che è stato maggiormente dibattuto anche negli interventi precedenti, quello degli investimenti, delle risorse stanziate nel piano degli investimenti, che appunto si dice, ho letto pareri di alcuni municipi che hanno bocciato questo bilancio perché ha tagliato gli investimenti. E allora prendo qualche dato, ho fatto una piccola ricerca da ricercatore che ero di economia. Sono andato a prendere i piani degli investimenti approvati dal 2009 ad oggi, quindi i cinque piani degli investimenti gestione Lemanno, i 2,5 di Marino e poi i 5 di Virginia Raggi. Siamo appunto all'ultimo bilancio. Mi scuso con l'assessore Lemmetti perché la stima che ho dei piani degli investimenti per i municipi forse è leggermente sottostimata perché non ho tenuto conto dell'emendamento. Quindi io ho considerato nel piano degli investimenti quanto è previsto nel primo anno, 2021. Perché? Perché sappiamo poi che le previsioni sono sempre difficili da mantenere. Ho cercato di essere più obiettivo possibile, sapendo appunto 2022-2023 è difficile. 2021 è abbastanza affidabile. Abbiamo imparato insieme a lui il termine overshooting, è fondamentale. Gli investimenti bisogna stanziarli, poi bisogna realizzarli. Questa è soltanto la prima parte. I municipi sono stati molto bravi in questi anni effettivamente a utilizzare le risorse messe a disposizione. Dicevo appunto, nel primo anno di questa ultima programmazione triennale ci sono 195 milioni di euro, più forse qualcosa in più con l'emendamento per il primo anno 2021. Più in generale, la media dei 5 anni di Virginia Raggi è stata di 111 milioni di euro, la somma dei 15 municipi. La media dei 5 anni di Alemanno è stata, pensate, di 35,7 milioni di euro, quindi circa un terzo. Queste non sono le opinioni personali di Angelo Diario, questi sono dei dati pubblicamente disponibili a tutti, dei dati oggettivi che sono appunto presenti nella documentazione del Comune. Più in particolare, guardiamo gli investimenti previsti in Alemanno. Nel 2009 partiva con 71 milioni di euro, nel 2010 è sceso a 49, poi a 29, poi a 18, l'ultimo anno di Alemanno 8,8 milioni erano previsti nel piano degli investimenti, il lascito di quella gestione. Marino è iniziato benissimo, nel 2014 91 milioni. Poi è andato un po' via via peggiorando, 19 milioni nel 2015 e 18 nell'ultimo anno. Virginia Raggi ha cominciato da 33, quindi raddoppiando quello che era il dato precedente, nel 2018 51 milioni, poi 91 milioni nel 2019, appunto ancora meglio nel 2020 con 186 milioni e nel 2021. Quindi mi domando veramente, perché si parli di taglio agli investimenti se questi, ripeto, non sono le opinioni personali del consigliere Angelo Diario, ma sono numeri pubblicamente disponibili a tutti. Parliamo quindi del piano degli investimenti approvati dall'Assemblea Capitolina e sono le risorse che i municipi utilizzano per cosa? Troppo brusio, un attimo solo, consigliere Diario. I municipi le utilizzano per cosa queste risorse? Per la riqualificazione di strade, per la riqualificazione delle scuole, per la riqualificazione dei mercati, per la cura del verde, per la riqualificazione degli spiazzi pubblici, delle piazze, tutti i lavori che effettivamente negli ultimi 2 o 3 anni i cittadini hanno cominciato a vedere. Ma andando ancora più nel dettaglio, e mi riferisco anche alle parole precedentemente espresse sia dalla sindaca sia dall'assessore che cercavano di fare un appello, insomma, a guardare al ruolo istituzionale, al rispetto reciproco tra di noi, vorrei far riferimento ad esempio al piano degli investimenti previsto per il municipio primo. Lo dico magari per chi ci segue da casa e per chi non lo sa, il municipio primo è governato dal PD. Il bilancio marino prevedeva nel 2014 5 milioni per il municipio primo, nel 2015 meno di 2 milioni e mezzo, nel 2016 1 milione e mezzo.
Noi nel 2021 abbiamo dato risorse al primo municipio nel piano degli investimenti per il primo anno, per il primo dei tre anni, pari a 22,7 milioni di euro. Ripeto la cifra, 22 milioni a fronte dei 1,5 milioni previsti nel 2016. In un municipio non governato... Colleghi, non si sente, davvero. Tra l'altro sto dando delle belle notizie, sto dicendo che in un municipio dove vivono tante persone, nonostante non sia governato dalla stessa forza politica che ha la maggioranza qui in Campidoglio, qui in Assemblea Capitolina, noi abbiamo dato tante risorse per poter realizzare tante opere e auguriamo alla Presidente del Municipio di potersene prendere i giusti meriti. Municipio Terzo, abbiamo previsto 14, non so... Colleghi, un attimo solo. Mennuni, un attimo solo. Consiglieri. Ripeto, queste non sono le mie... Quanti giorni abbiamo parlato su questo bilancio? Ognuno ha avuto il suo spazio. Un attimo solo, consigliere. Chiedo scusa ai cittadini che magari stanno seguendo e rivedranno questo intervento. Purtroppo non riusciamo nemmeno a parlare, vedete in che condizioni siamo costretti a essere qui in Assemblea Capitolina. Ma andiamo avanti. Vorrei parlare... Mennuni. Un attimo solo, consigliere. Presidente, purtroppo non lo so, posso si fermi parlare. Un attimo, poi riprendiamo... Allora, colleghi, non vorrei dover richiamare, è stata una discussione di 3 settimane, abbastanza lunga. Dirà quello che ritiene, poi se non sono esatte farete quello che ritenete. Andiamo avanti. Sto leggendo dei numeri che sono oggettivi e ho anche spiegato qual è il metodo utilizzato. Ripeto, ad esempio, Municipio Terzo, dove io vivo, non governa la stessa forza politica che ha la maggioranza in Campidoglio, ma quindi Marino Sindaco e Marchionne Presidente del Municipio, quel povero Presidente di Municipio aveva 1,1 milioni di euro per provare a realizzare qualcosa per i cittadini. Caudo nel 2019 ha avuto 4,8 milioni, nel 2020 11,3 milioni, nel 2021 avrà 14,5 milioni. E speriamo che li utilizzi bene, perché vedo che tra l'altro il suo stesso consiglio è costretto ad approvare mozioni per chiedergli di condividere ad esempio il progetto di riqualificazione di Piazza Sempione. Quindi noi stiamo dando molte risorse, molte di più di tutte le precedenti amministrazioni a tutti i municipi, e speriamo che queste vengano utilizzate bene, perché poi appunto noi facciamo la nostra parte e speriamo poi che tutti, in tutti i municipi facciano la loro. Quindi alcuni municipi che quest'anno hanno dato parere negativo su fondi di 8,4 milioni, ad esempio nel 2019 avevano dato parere favorevole a piani degli investimenti che prevedevano 6,5 milioni, quindi molto meno, avevano dato parere favorevole a piani degli investimenti che prevedevano 4 milioni, quindi a volte purtroppo poi spieghiamolo ai cittadini, quando uno dice boccio il bilancio di previsione perché hanno tagliato gli investimenti, in realtà poi i numeri dicono qualcosa di diverso e quindi è importante secondo me spiegarlo. E andando a concludere, quindi la media di tutti i piani degli investimenti approvati da Alemanno è stata di 35,7 milioni di euro per anno. Marino ha fatto un po' meglio, 43,3 milioni di euro l'anno. Virginia Raggi ha fatto molto meglio, 111,7 milioni di euro. Tra l'altro appunto con un trend in crescita anno dopo anno, quindi non è vero che gli investimenti sono stati tagliati, è vero esattamente il contrario. Per di più stanno continuamente aumentando, frutto evidentemente di una politica, di un'amministrazione che è stata corretta, che ha visto risparmiare, tagliare gli sprechi e finalmente anno dopo anno avere maggiori risorse da mettere a disposizione del bilancio, a disposizione di tutti, indipendentemente dal colore politico, perché a noi l'unica cosa che interessa è avere una città che sia più bella, parchi più belli, campetti dove andare a giocare, e questo bilancio, come nessun altro negli ultimi 12 anni, mette tutti i municipi di Roma
capitale in condizioni di poter realizzare opere che migliorano la qualità della vita della città dove viviamo. Grazie.